Via col vento. Vediamo che succede. Non so come tu abbia fatto Sono fare quel contento d'aver nodo. legato la sua casa a quel masso, signor Fredriksen. Con quel vento sarebbe volata via. Volerà via Sì, di sicuro, ma vero? dobbiamo attraversare il canyon e lì dentro il vento è ancora più forte. Guardi, posso trasportare il masso. Sai, potrebbe funzionare. Se trasporti anche il masso, la casa non volerà via. Perché ho il brutto presentimento che la casa volerà via? Non dimenticarti che devi portarti il masso. Ho capito, ma scusami, ma almeno fammi fare un giretto, ma scusami. Allora, aspetta. Calmi tutti. Bimbo, resta lì. Nonno, deve andare a prendere la fotografia. Bastardo? Ma c'è un giaguaro. È un leopardo, non lo so, a me sembra un leopardo. Fermo! Russell! Ferma l'uccello! Bravo! Ecco qua. Allora, calmi tutti. Russell, prendi masso e vieni con nonno che ci dobbiamo andare a fare un giro. Dobbiamo vedere se c'è qualcosa qua. Non sembra, quindi. Forza, bimbo! Il vecchio è stanco, non può portare il masso pesante. Prendi sta foto. E io che credevo di averlo perduto. Dammi il frutto. Forza, micione. Addio al micione. Oh. Un vero esploratore è sempre pronto. Un vero esploratore, zitto e porta il masso. Occhio a non prendere danno, tu. Ecco qua. Vai, perfetto. Ritiralo su. Bravissimo. Eccoti qua. Allora, tu fermati un attimo qui. Va Tu, bene. qua, no, tu stai lì. Bambino scemo. Porca di Pronto. quella miseria, Russell. Se uno ti dice resta lì. Allora, Russell, masso. Bene. No, porca miseria. Preso. Ecco qua. Dammi la foto. Ellie, guarda cosa ho trovato. E tu vai a prenderti di nuovo il masso. Forza, bimbo, seguimi. Nonno deve andare a fare l'esame della prostata oggi. Perché ho il timore che quel masso qui crolla? Addio al serpente. Ben Ecco fatto. qua, prendi di nuovo il sasso. Vai. E tu? Russell, no. Il masso è più importante che andare a prendere i ragnetti. Prendi la Un vero farfalla, però. esploratore è sempre pronto. Un vero esploratore, zitto, e vai a prenderti il masso, se no ti pesto col bastone. Ecco qua. Per quanto mi dispiaccia ovviamente uccidere i ragni autoctoni di questa regione. Ok, lui. Come fa a rimbalzare la luce? Come cacchio fa a rimbalzare la D'accordo. luce? Allora, aspetta. Vieni di qua. Vai, bravissimo. Ok, dicevamo. Prendi e Sto porta a casa, bene. forza. Di nuovo ragnetti. Ecco qua. Con lui che si deve occupare di sto cacchio di masso, guarda. In realtà, a me va benissimo. Ok, fammi indovinare. Bene, allora facciamo una cosa. Andiamo un attimo con ordine, tu Russell rimani lì. Io vado a prendere la fotografia. Ecco Credevo che non l'avrei più rivisto. fatto, vieni a spostare la roccia. La Madonna.
Una colonia di insetti c'era. Mi spiace per Russell, ma la vittoria va al nonno qua. Ho già schiacciato 60 e passa insetti. Nonno vince. Qua c'è qualcosa? No. Perfetto, allora. Tu. In realtà aspetta. Ah, forse ho capito. Allora, calmi tutti. Ecco qua. Dunque, fammi solo controllare. No, non c'è nulla. Quindi sasso, carta e forbice vanno qui. Masso, ecco fatto. Russell e nonno vanno qui. No, giù, vabbè. Ecco fatto. Vieni che spostiamo la cassa. Dai Russell, Dio mio. Ecco fatto. Noi ci saliamo sopra. Forza Russell. Bravo. E andiamo di qua. Bravissimo. Prendi il sasso. Stavo dicendo, prendi il sasso. Poi volevo dire vado a prendere la farfalla. Ecco fatto. Dunque, vediamo. Allora, cosa dobbiamo fare qui? O meglio, tu puoi passare? Direi di no. Direi che passare con il sasso non è un'ottima idea. Quindi. Tu ci arrivi qua? No, eh? Allora, calmi tutti. Tu qui. Tu. Dove sei, Russell? Non vedo, c'è il sasso davanti. Dio mio. Ecco qua. D'accordo. Dicevamo. Fai salire il nonno. Ecco qua. Ora nonno, tu qui. Più che altro, posso spostare le casse con Kevin? Ok, sì, posso spostarle. Perfetto. Allora. Ok, con calma, dammi un attimo, Kevin. Questo va qui. Kevin, zitto Russell, stai zitto, ti detesto, stai zitto. Maledetto. Ecco qua. Dunque, tu vai qui. Nonno, mi sa che dovremmo spostarlo dopo, vero? Comunque, calmi tutti, facciamo una cosa per volta. Prendi masso. Con il masso passi sui sassi. Ecco qua. Kevin sposta la cesta. Così il masso là dietro cade. E quest'altra cesta, ovviamente, con il collo tutto quanto pesante, la mettiamo qui. E l'ultimo sassone gigante è andato. Come faccio? Ah, devo tornare indietro forse, aspetta. No. Già risolto l'enigma con Kevin, gioco. Sei rimasto un filo indietro, eh. Forza, andiamo. Addio il serpente. Ho visto Doug comunque, che qualcuno mi ha ricordato nei commenti si chiamava così. Allora, calmi tutti. Ecco qua. Dicevamo, tu adesso stai qui. Nonno. Ci pensa lui, stavo per dire. Allora, ho capito che qua è stata colpa mia perché saltare mentre era... Sono sfinito, ho bisogno di cibo. Zitto e mangio quel frutto. Dicevo, saltare mentre era in pendenza non è stata la più grande delle idee di oggi. Però, tu resta lì. Ecco qua. Poi qui. Anche se non si vede molto dove stiamo andando. E tu. Certo. Dio mio. Esatto. Bravo Russell, che almeno
Vai a prenderti la farfalla. Ecco qua, bravo. Così quando mi ascolti va tutto bene, vedi? Se invece fai di cacchio tuo, non andiamo neanche d'accordo. Prendi farfallina. Ecco qua. Oh no, la fotografia. Allora, zitto Russell, stai zitto. Oh, Carla, anche tu però. Io parlo male di lui, ma non è che anche tu a volte ci sei proprio al 100%, eh? Ecco qua. Che tra l'altro sapevo benissimo che sarebbe dovuto succedere questo, che avrei dovuto salire qua con tutti e due, eppure non l'ho fatto. Sono andato solo con uno. Te lo ricordi, Ellie? Allora, come prendiamo Tucano là sopra? Prima di tutto accechiamo la scimmiotta. No, ma complimenti, Bene. Attento, Russell. Sì, ma riprenditi. Zitto e muori. Mamma mia. Un colpo continuo di ste cacchio di noci di cocco. Ma speriamo più che altro che tirandogli un sasso in testa muoia. Mamma mia. Infinito e poi una smitragliata di noci di cocco. Non vedevo così tanto cocco da quando... No, vabbè, stavo per dire... Da che cazzo stavo per dire? Da quando è esploso un camion della Bounty. Oh, che cavolo! Tu scendi di sotto. Tu invece, vai. Allora, già che siamo qui... Dai, Russell! Voglio arrivare... A 100, ci arriviamo? Se riusciamo a prenderli tutti, forse sì. No, non credo siano ancora... Cioè, non penso siano 20. O forse sì. No, sono di meno. Forse arriviamo... 98. Proprio in tutto, mi sa che siamo a fine livello, quello intendevo. Prendi quel maledettissimo insetto. Ecco fatto. Dicevamo. Oh, meno male che... La scimmia l'abbiamo cacciata, perché cavolo... Nonno, dai. Continuarla a colpire. No, di nuovo quella parte. No. No. Prendi. D'accordo. Ok, questa è effettivamente colpa mia. Allora, calmi tutti. Tu qui. Madonna mia, meno male che è ritornato in alto. Sto bene. Prendilo. Ecco fatto. Fotografia di Ellie. L'ho preso. Ecco qua. Ecco fatto. Dunque, vai e prendi il sasso. Di che altro adesso? Cosa dobbiamo fare qui? Non è che posso saltare. Ok, in realtà sì, posso saltare, ma dal punto giusto. Come dobbiamo fare per proseguire? C'è una palla lì, tra l'altro. Ammazza sti ragni. Che cavolo. Allora, ho il presentimento che, esatto, dobbiamo far cadere la bestie cocciute. La cesta per poter proseguire. Ammazza sto ragno, maledizione. Ho fame. Rompendo un tronco marcio e facendo uscire 200.000 insetti. Bravo. Oh, detto questo, comunque siamo arrivati davvero a 100. Pensavo che non ce l'avremmo fatta. E anche se il computer volesse cercare di raggiungermi e io ignorassi tutti i prossimi insetti, comunque abbiamo la vittoria assicurata. Detto ciò, andiamo. Non dimenticare di portarti il masso. E un grazie... Al cazzo non ce lo mettiamo? Bene. Allora, calmi tutti. Allora, prima di tutto, prendi sto maledettissimo frutto. Su, forza. Ecco qua.
Prendi di nuovo il frutto e proseguiamo insieme. Dai, Carl. Maledizione. Allora, prima di tutto, no, no, no. Cavolo, di qua. Forza. Benissimo. Ecco fatto. Russell, non dovevi portare la casa e il masso? Ho scordato qualcosa. Vado a prendere il masso. In realtà no, non abbiamo... No, da qua. Ma che palle. In realtà no, non avevamo scordato niente. Io pensavo che dovessimo farci quella zona lì per poter proseguire. E invece no. Vieni un attimo qui, Russell. Facciamo un tentativo. Vieni a nonno. Vieni qua, fammi da contrappeso. Ecco qua. No. Scendi, bravo. Ecco qua. Perfetto, bravo. E ora che i pipistrelli se ne sono andati, tacchete. Non so con che concetto metafisico tu ce l'abbia fatta, ma... E via. Di nuovo. La mia felicità, fare di nuovo sta zona con le spine. Ecco qua, attenzione che tanto in ste parti il gioco decide lui quando e se hai toccato le spine. Non importa se l'hai fatto veramente o meno, tanto è lui che decide. Sposta il personaggio a destra e a sinistra quando vuole lui, lo sposta troppo in alto, lo sposta troppo in basso. Qua hai toccato un pixel di spina, allora devi rifartelo. Gesù, 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 calmo. Qui, 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 qui. Allora, facciamo riapparire il pipistrello che sta andando lento, piano piano. Perfetto. E... Vai, 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 vai. No, no, ok, per un attimo ho avuto... Sei un... Un pezzo di merda sei, gioco. Sei veramente un pezzo di merda. Sali, sali, sali. Che poi mi ha spostato lui a... Gesù. Mi ha spostato lui sulle spine. Non sono stato io, giudice. Guardalo. Io capisco che più è lunga la corda, più lui barcolla, ma che cacchio. Fammi indovinare. Non posso ancora fare questa magia, vero? Sì, ho capito, non dimenticare la casa, ma fammi vedere di cosa ho bisogno. Vabbè, andiamo a prendere la casa, forza. Andiamo avanti prima che io abbia un esaurimento nervoso dato da sto gioco. Cos'è successo? Vai a prendere quella cassa. Forza. Andiamo. Russell. Uno cerca anche di sopportarti, però veramente... A volte sei ingiustificabile. Sei proprio ingiustificabile. Tu, la tua stupidità, anche artificiale, non solo quella del tuo personaggio, ma proprio la tua intelligenza artificiale a volte mi sbalordisce. Mi lascia veramente... Shish. Lascia giusto masso. Cucina il serpente e via. Proseguiamo. Che spero che tra l'altro questa fosse la parte lunga. A sto punto. Eccolo. Russell, pensaci un attimo tu. E ora Carl, tocca a te. Ammazza. Ammazza la scimmia. Ma vai a cagare. Ecco qua. Oh, ed è andata. Mamma mia. Mamma mia. Certo. Non dimenticarti di raccogliere la frutta, lo so. Se me la fai prendere, adesso la raccolgo. Certo che la scimmia che ti lancia una smitragliata di cocco, un filino ingiusto, io lo considero, Forza, Russell.
avanziamo. Lascia giù il masso e prendi farfalla. Allora, dobbiamo vedere dove finisce quel tucano, però... Vediamo... Russell... Vabbè, prenditi pure i ragni, che mi frega. Dai, Carl, anche tu però. Allora, lascia giù il masso. Tu, Carl, vai un attimo di là. No, Carl, porca di quella miseria però, Prendilo, prendilo. Oh, che cacchio. Manca solo l'uccello. Ruba. Ruba fotografie. Allora, tu. Su quel... Soli su quel cocchio di masso. Ora. Tu. Non t'azzardare a spostarti. Non ti azzardare. Qui. Mollalo. Bravo. E via. E ti giuro, se cadi ti picchio. Disinstallo tutto. Ecco qua. Andata. Prendi di nuovo il masso. Allora, lì abbiamo un'altra farfalla. Qui abbiamo un'altra scatola da tirare giù. Che bello. Viva le novità. Allora, questo e questo. Prendi la farfalla. Ammazza il serpente. Dai. Oh. Ma che poi i pipistrelli in pieno giorno? Quando mai? Vai, Doug. Ecco qua. Seguimi. Oh, incredibile. Come tu abbia fatto quel salto, non lo so, cane cicciottoso. Seguimi, nuovo padrone. Ma va bene uguale. Quella porta è troppo piccola per il mio nuovo padrone. Stai dicendo col culo grosso? Allora, aspetta. Vai a prendere il sasso. Carl, perché mi hai seguito, per favore? Restatene al tuo posto. Ora, dobbiamo fare una manovra evasiva. Vai, prendi, 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 scappa. Corri, corri. Corri, bimbo ciccione. Lascia stare i ragni. Lasciali in pace, andiamocene. Ora, però... di nuovo. Allora, calmi... Gesù. Ammazza o prendi sto ragno, Russell. Che cacchio. Ora, tu... Qui. Vabbè, va bene anche il masso in realtà. Esatto. Tu, Carl, vai di là. Bravo. Russell, di nuovo. Ammazza i pipistrelli che nonno deve muoversi. Eccoci qua. Madonna mia che... Grazie di avermi accompagnato dall'altra parte. Ok, credo che siamo arrivati. Spero che siamo arrivati. Sì, siamo arrivati. Bravo, ragazzino. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ma ora che il vento è calato posso rimettermi a trainare la casa con te. Ok. Vediamo, quanto ci avremmo messo di più? Mamma mia, il doppio del tempo. Più del doppio del tempo.